È una dichiarazione di intenti per promuovere la formazione professionale e l'inserimento lavorativo in Veneto dei richiedenti asilo, quella firmata a Venezia dal prefetto Michele Di Bari e dal presidente regionale di Confindustria Enrico Carraro. Il primo passo di un processo ampio e di lungo corso che intende coinvolgere l'intero territorio. È un passaggio chiave, un passaggio che guarda avanti. Abbiamo finora affrontato il problema come un'emergenza e c'è la necessità, anche la di dire, di dare dignità ai lavoratori che vogliono inserirsi nel nostro territorio. Lo dobbiamo fare in modo, in modo propositivo. Noi con questo ci siamo visti su iniziativa del processo per guardare a piani formativi che possono servire sia per integrare i lavoratori che vengono dall'estero sia per le nostre aziende che hanno tanto bisogno di nuovi lavoratori. Ma il tema non è solo l'integrazione di quel flusso migratorio che attraversa il nostro Paese, è anche il contrasto ad un calo demografico talmente elevato che in un futuro prossimo con sempre meno abitanti e sempre più anziani porterà il Veneto ad avere più posti di lavoro che lavoratori. Siamo in glaciazione demografica come amo chiamarla perché spesso si sente parlare di inverno demografico ma l'inverno è una stagione, dopo l'inverno c'è sempre la primavera. In questo momento io non vedo cambiamenti di rotta nel diciamo ciclo della demografia italiana ed europea. E come in questo momento la situazione dell'immigrazione in Veneto, vale a dire le, lo stato delle nostre strutture di accoglienza? Siamo ancora in emergenza. C'è stato un turnover che ha consentito un'accoglienza dignitosa eh, e quindi abbiamo affrontato questo tema. Con, nella consapevolezza che dobbiamo seguire passo passo ciò che sta avvenendo, però non abbiamo avvertito nessun tipo di emergenza.